Allora, è una felicità rivedervi tutti quanti e avere questa altra opportunità di stare insieme, diversamente insieme rispetto al solito. E ancora una volta mi sento di ringraziare tanto Olivia e Fabrizio che si sono presi la briga di fare questo collegamento. Bene, direi che se siete disponibili, facciamo proprio pochi minuti di silenzio. Vi invito a prendere una posizione molto comoda. Immaginate come quando uno guarda dalla finestra il traffico, le macchine che scorrono. Quindi sedetevi tranquilli, se preferite chiudete gli occhi. E lasciate che scorra il traffico delle percezioni, i suoni, gli odori, le sensazioni fisiche, i pensieri, i ricordi. Lasciate che tutto questo continuo flusso di esperienze spontaneamente, senza cercarle, senza spingerle, senza respingerle, si scorra davanti a voi e voi rimanete seduti semplicemente osservando questo scorrere. Non dovete sforzarvi di fare niente, neanche di osservare con una particolare attenzione i dettagli, no? State lì, guardate questo spettacolo che sta scorrendo in maniera, come dicevo, naturale e spontanea.
Adesso, mentre continuiamo a stare seduti comodi, togliamo il nostro sguardo da quel flusso di esperienze che scorrono, ritiriamolo da lì e appoggiamolo facendo una specie di passo indietro nella nostra pura sensazione di esserci. Quella sensazione di esserci concreta che la mente traduce nella frase io sono. Prima di essere questo o quello, io ci sono. Ecco, è una sensazione. Se distogliamo il nostro sguardo dal flusso delle esperienze, dei pensieri, dei suoni, delle sensazioni e l'appoggiamo soltanto sulla sensazione di esserci. Quel flusso di esperienze continuerà a scorrere, non scomparirà, ma non è più a fuoco. Il centro del nostro sguardo a questo punto è stare con la pura sensazione di esserci e riposare in questa sensazione. Va bene. Ora vorrei cominciare leggendovi un raccontino istruttivo. L'ho messo sul mio schermo, non so adesso se disturba, ma lo leggo qua. Allora, il racconto dice che sei persone, colte dal caso nel buio di una gelida nottata su un'isola deserta, si ritrovarono ciascuna con un pezzo di legno in mano. Non c'era altra legna nell'isola
persa nelle brume del mare del nord. Al centro un piccolo fuoco moriva lentamente per mancanza di combustibile e il freddo si faceva sempre più insopportabile. La prima persona era una donna, ma un guizzo della fiamma illuminò il volto di un immigrato dalla pelle scura. La donna se ne accorse, strinse il pugno intorno al suo pezzo di legno. Perché consumare il suo legno per scaldare uno scansafatiche venuto a rubare pane e lavoro? L'uomo che stava al suo fianco vide un altro che non era del suo partito. Mai e poi mai avrebbe sprecato il suo bel pezzo di legno per un avversario politico. La terza persona era vestita malamente, si avvolse ancora di più nel giaccone bisunto, nascondendo il suo pezzo di legno. Il suo vicino era certamente ricco, perché doveva usare il suo ramo per un ozioso riccone? Il ricco sedeva pensando ai suoi beni, alle sue due ville, alle quattro automobili e al sostanzioso conto in banca. Le batterie del suo telefonino erano scariche, doveva conservare il suo pezzo di legno a tutti i costi e non consumarlo per quei pigri inetti. Il volto scuro dell'immigrato era una smorfia di vendetta nella fievole luce del fuoco ormai spento. Stringeva forte il pugno intorno al suo pezzo di legno. Sapeva bene che tutti quei bianchi lo disprezzavano. Non avrebbe mai messo il suo pezzo di legno nelle braccia del fuoco. Era arrivato il momento della vendetta. L'ultimo membro di quel mesto gruppetto era un tipo gretto e diffidente. Non faceva nulla se non per profitto. Dare soltanto a chi dà. Questo era il suo motto preferito. Me lo devono pagare caro questo pezzo di legno, pensava. Li trovarono così, con i pezzi di legno stretti nei pugni, immobili nella morte per assideramento. Non erano morti per il freddo di fuori, erano morti per il freddo di dentro. Forse anche nella tua famiglia, nella tua comunità, davanti a te, c'è un fuoco che sta morendo e di certo stringi un pezzo di legno nelle tue mani. Che cosa ne farai? Così finisce questo racconto che, come ho detto, è molto istruttivo e si applica a tanti livelli della nostra anche attuale situazione. Che cos'è che ha impedito a queste persone di salvare la propria vita? Non aver visto la loro interconnessione, non aver visto che non erano separati in questa lotta per la sopravvivenza. È stata l'idea che ognuno di loro si sentiva come un'entità separata dalle altre, bisognosa di difendere i suoi confini, i suoi concetti, le sue convinzioni. E questa separazione alla lunga è stata fatale per tutti. Quindi vedete, quando si parla di questa parola così astratta che è la non dualità, in realtà noi stiamo parlando di una cosa estremamente concreta, dalla quale può dipendere la sopravvivenza della nostra stessa specie. Ed è una cosa concreta perché, vedete, quando parliamo di non dualità, non stiamo parlando di gettar punti fra di noi o con le cose, con le situazioni, non stiamo parlando di unire dei puntini per connetterli. Non è neanche così difficile la non dualità. La non dualità è molto più semplice. Non deve fare assolutamente niente per connettere, è accorgersi che noi non siamo separati, che non esiste un'entità separabile in questo universo. Accorgersi che le cose stanno già così. Quindi, che cosa c'è di più semplice
da un certo punto di vista, non richiede nessuno sforzo di connessione, nessun ponte, nessuna relazione è possibile se non fra due cose separate. Quindi è qualcosa di molto più, ripeto, semplice, ed è per questo che è così difficile, perché la mente è troppo complessa per poter toccare la semplicità del reale. Siamo, lo dico spesso, prigionieri di una bolla di concetti. Ogni concetto ritaglia un aspetto di questa realtà non divisibile, di questa realtà non separata, e gli dà un nome. Niente di male. Voglio dire, chiamare un petalo di rosa petalo va bene. Il punto è quando cominciamo a pensare che sia separato dalla rosa e che la rosa sia separata dal gambo e così via. Quindi viviamo in un mondo dove dividiamo tutto attraverso dei confini, e l'immigrato, il ricco, il povero, eccetera, no? E in questo processo di divisione, di separazione, di frammentazione che opera la nostra mente, ripeto, la mente lo fa perché ci è utile per sopravvivere e chiamare questi aspetti della realtà in modo diverso e usarli, ma porta con sé anche implicitamente l'idea che quello che chiamo con un nome è separabile da ciò che chiamo con altri nomi, e soprattutto quando entriamo nella definizione di me. Allora noi creiamo un confine, tracciamo un cerchio, e quello che è dentro il cerchio sono io. Per esempio, lo tracciamo intorno alla nostra pelle. Molto spesso noi siamo identificati col nostro corpo, quindi io sono soltanto quello che sta dentro il cerchio del confine della mia pelle. Tutto quello che sta fuori non sono io, è altro da me, e ci devo entrare a patti, devo accettare, respingere, controllare, fuggire, reprimere, uccidere. Ecco, questo cerchio è l'essenza della nostra sofferenza. Poi ne tracciamo altri, più grandi, sempre intorno al primo confine. E mentre per il primo confine in genere usiamo la prima persona singolare, io, quelli successivi con cui ci identifichiamo, però lo chiamiamo con la prima persona plurale, noi. E allora c'è il confine della nostra famiglia, noi, e lì fuori c'è gli altri, ci sono gli altri. Poi c'è il confine, se volete, della vostra squadra di calcio, della vostra città, della vostra regione, della vostra nazione, del vostro continente, della specie umana, e fuori ci stanno gli animali e le piante, e così via. E come diceva Ken Wilber, chiedersi dove traccerò il prossimo confine significa chiedersi dove avverrà la prossima battaglia. Perché ogni confine che contrappone noi a loro contrappone i giusti e gli ingiusti, i buoni e i cattivi. E questo meccanismo è identico a quello che usano, per esempio, i terroristi islamici, che decapitano le persone. Anche loro hanno tracciato un confine, e loro stanno dentro quel confine, e loro sono i buoni e noi siamo i cattivi. Pensate a quanti miliardi di morti ha fatto una linea inesistente in natura che è il confine fra le due nazioni. Quindi siamo prigionieri di questi confini concettuali. Cioè, non so se vi rendete conto che
quello che noi chiamiamo il mondo, l'universo, non è separabile da quella che è la nostra esperienza dell'universo. Cioè, noi non possiamo percepire neanche un suono fuori dalla nostra esperienza. Un suono non esperito non è un suono. Se c'è un suono e non lo sento, non è un suono. Se c'è una cosa e non la vedo, non è una cosa. Cioè, non esiste niente che io possa conoscere fuori dei confini della mia esperienza, che è come dire fuori dei confini della mia coscienza, perché ogni esperienza per apparire deve apparire a me, alla mia coscienza. E quindi, siccome queste esperienze sono forme che appaiono e scompaiono limitate dai confini che tracciamo con i nostri concetti, ne consegue che noi viviamo in un mondo, in un fatto di conoscenze illusorie. Cioè, noi tutto quello che noi conosciamo, proprio perché lo conosciamo attraverso le categorie della nostra mente, è illusorio. E perché l'illusorio in che senso? Non che non esiste, ma che è costruito dalla nostra mente. Tutti i nomi che usiamo nel nostro linguaggio, tutte le parole che usiamo, sono costruite dalla mente e sono quelle che ci permettono di distinguere le cose. Cioè, l'idea che esistano cose là fuori che corrispondono perfettamente all'immagine che noi ce ne facciamo quando diamo un nome alle cose, non è vera. Noi viviamo in un mondo di concetti, ecco perché la chiamo una bolla, di concetti e di immagini. Ma c'è di più. Uno potrebbe dire, sì, va bene. I nomi, le parole hanno un condizionamento culturale. Una lingua non ha la parola per indicare le onde, non vede le onde, vede solo il mare che si muove, ma non riconosce le onde come qualcosa di specifico, ok? Però ci sono i sensi. E allora, senza appellarmi alla vostra diretta esperienza, ma solamente così, però, diciamo, provvisoriamente, prendiamo un attimo quello che ci dice la scienza sui sensi. Perché almeno quelli ci dovrebbero dire com'è la realtà, no? Ok, allora, pensiamo alla vista. La vista è luce, la luce che cos'è? Il nome che diamo a una certa banda limitata di frequenze di onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche possono essere quelle della radio, quelle della televisione, possono essere che sono bassa frequenza, ci sono quelle ad altissima frequenza come i raggi cosmici eccetera, e poi in mezzo c'è una certa banda di frequenze che è quella che determina il nostro vedere, che stimola il senso della vista, per esempio gli infrarossi, che è un'altra frequenza nello spettro delle onde elettromagnetiche. Gli infrarossi sono a una frequenza un po' più bassa di quella che riusciamo a vedere. Noi non li vediamo, li sentiamo sulla pelle come calore, per esempio, ma non li vediamo. Noi vediamo solo quella banda lì. E che cosa fanno quelle onde elettromagnetiche? Quelle onde elettromagnetiche, quando colpiscono la retina, stimolano degli impulsi non più elettromagnetici come quelli della luce, ma elettrochimici, che attraverso il nervo ottico vanno a illuminare, a creare tutta una serie di processi, di sempre onde elettrochimiche all'interno del nostro cervello. Solo che noi non è che vediamo
le onde elettrochimiche. Noi quando vediamo, vediamo il rosso, il blu, il verde, il giallo. Cioè appaiono dei colori. E questi colori da dove vengono? Cioè corrispondono a certe frequenze, sicuramente, ma non sono onde. Anche perché quando noi parliamo di onde, parliamo di una rappresentazione grafica che noi ci facciamo di qualcosa che non vediamo. E così vengono fuori questi colori, che non corrispondono, ripeto, corrispondono alle frequenze. Ma pensate ancora a un'altra cosa, pensate all'udito. Ci sono onde che avvengono nell'aria, l'aria è come un mare che ondeggia, arrivano al timpano, stimolano il timpano, si traducono in onde elettrochimiche che viaggiano anche quelle nel cervello. Sono onde elettrochimiche diverse in frequenze, in modi, ma sono diciamo dello stesso genere di quelle che passano attraverso, che attraversano il nervo ottico e così. Però invece di vedere qualcosa, udiamo un suono. E da dove viene questo suono? Non lo sappiamo ovviamente, ma capite bene che anche il mondo dei sensi è costruito dal nostro apparato sensoriale. Quindi tutto quello che noi conosciamo è una costruzione. Ecco perché dico che è illusoria, non dico che è irreale, ed è utile perché ci fa sopravvivere. Ma la realtà che cos'è? È quello che noi possiamo conoscere sulla realtà, non è la realtà. Quello che possiamo percepire della realtà, non è la realtà. E allora com'è la realtà? Come ce la dicono i fisici quantistici? I fisici quantistici costruiscono col formalismo matematico delle equazioni che ci permettono di prevedere i comportamenti a livello subatomico e anche poi dopo a livello più macroscopico. Sono formule, equazioni. E per esempio una delle più diffuse interpretazioni di queste equazioni, che sono quelle della famosa scuola di Copenaghen, dice che queste equazioni non hanno niente a che fare con la realtà, sono solo espedienti matematici che aiutano a capire, a prevedere i fenomeni, ma che non possiamo in nessun modo stabilire se veramente come è la realtà partendo da queste equazioni. A volte è anche difficile da rappresentarsela. Per esempio, per chi ha letto qualcosa nell'esperimento della doppia fessura, noi abbiamo che certi fenomeni fotonici o di elettroni si manifestano contemporaneamente come se fossero particelle, corpuscoli e onde. Ora, voi ditemi come possiamo rappresentarci, anche solo con un'immagine mentale, una cosa che è nello stesso tempo un'onda e una particella. Cioè non... O è una o è l'altra. Il nostro modo di percepire, il nostro modo di pensare, di costruire la realtà, usa gli opposti. Alto, cioè usiamo qui e lì ed è lo spazio, usiamo prima e dopo ed è il tempo, usiamo onda e particella, cioè usiamo opposti che non possono andare insieme. Mentre sembra che nella realtà invece succeda che le cose si possano descrivere in un modo o nell'altro la stessa cosa, che per noi è una contraddizione. Ecco, allora il punto fondamentale è che tutto quello che noi possiamo conoscere è utile per muoverci nella realtà. Ma per usare una metafora che usa Hoffman, un neuroscienziato, è un po' come il desktop di un computer. Cioè, voi nel desktop di un computer trovate un'icona, una cartellina gialla, dove c'è scritto mail. Ora,
Questa cartellina gialla non è l'email, non vi dice assolutamente niente di quello che c'è scritto nelle mail, anzi non ha l'aspetto di una mail, è solo utile perché quando ci clicchi poi leggi le mail, ma di per sé è un'immagine che non ha niente di precisamente uguale alle mail. Non solo, è un'immagine sullo schermo del computer che non ci dice assolutamente niente di come è apparsa, di che cosa l'ha fatta apparire, di come è fatto lo hardware che l'ha fatta apparire lì, su questo desktop. È solo utile perché appunto la possiamo usare. Certo, può venire l'equivalente di un fisico, di uno scienziato fisico quantistico, che viene e mi dice: no, guarda, io lo so, quella cartellina che vedi è illusoria, ma io so di che è fatta dei pixel dello schermo. Se la vado a vedere molto da vicino, scopro che è tanti pixel, che sono i fenomeni subatomici, ma anche i pixel stanno sullo schermo, capite? E non ci dicono niente da dove vengono, di come è fatta la loro sorgente. E lo schermo è lo spazio-tempo. Lo schermo è lo spazio-tempo, che sono modi, diceva Einstein, lo spazio e il tempo non sono realtà in cui viviamo, sono modi di descrivere la realtà. Allora, in questo discorso che sto facendo, è importante capire che tutto quello che noi possiamo conoscere, proprio perché lo possiamo conoscere, è una costruzione e non ha niente a che fare con la realtà vera e con la nostra vera identità. Tutto quello che possiamo comprendere non è la sorgente da cui noi veniamo. C'è la possibilità di un'altra direzione, della direzione opposta. Cioè, partendo da quello che sperimentiamo e conosciamo, andare a ritroso verso la sorgente. Questo un po' lo possiamo fare. Noi possiamo osservare i nostri processi fisici, piacevoli e spiacevoli, le sensazioni corporee, i suoni, gli odori, i colori, le sensazioni tattili, i sapori. Queste cose, questi suoni, odori, colori, sapori, li chiamiamo il mondo. Il mondo è un nome che diamo all'infinità di percezioni sonore, uditive, olfattive, gustative, eccetera, che si susseguono nel campo della nostra esperienza. E poi ci sono le sensazioni fisiche, quelle che noi a cui diamo nome il corpo, anche quelle sono molto mutevoli, cambiano dal caldo al freddo, dal piacevole allo spiacevole, eccetera. Poi ci stanno tutti i contenuti mentali, i ricordi, le emozioni, i pensieri, le preoccupazioni, la paura, il desiderio. E tutti questi aspetti noi li chiamiamo mente. E sono tutti oggetti, nel senso che nell'esperienza ci sono io, cioè un soggetto, che osserva tutto questo. Vedete, anche i fenomeni che noi normalmente chiamiamo interiori, cioè mentali, come i pensieri, le emozioni, i ricordi, sono simili ai suoni, agli odori, ai colori o alle sensazioni fisiche. Ci si presentano di fronte, i pensieri si presentano attraverso parole, discorsi, immagini, che io vedo. Io soggetto. L'esperienza si manifesta
a livello, diciamo, terminale, per come si presenta immediatamente, alla fine di questo lungo processo di costruzione di cui ho parlato, si presenta come strutturata in un soggetto che osserva un oggetto che gli sta di fronte. E ripeto, tutti i processi che noi normalmente chiamiamo mentali o interiori, rispetto al soggetto che li osserva, sono oggetti che gli stanno di fronte. Quindi è possibile risalire a monte di tutto ciò che io conosco, che sia vero o falso, che sia giusto o sbagliato, che sia piacevole o spiacevole, però a monte di questo c'è un soggetto che osserva tutto questo. Questo soggetto noi a volte lo chiamiamo coscienza, in particolare coscienza di questo o di quello, naturalmente. La coscienza di un suono, la coscienza di un colore, la coscienza di un prurito, la coscienza di un ricordo. Quindi è chiaro che il soggetto e l'oggetto si presentano sempre insieme, non può apparire un oggetto se non c'è un soggetto che lo osserva. Però si possono distinguere, anche perché abbiamo la netta sensazione che mentre gli oggetti cambiano, cioè mentre le nostre emozioni si alternano, i nostri pensieri scorrono veloci e i suoni si alternano, gli odori, i colori e tutto, io rimango sempre un po' lo stesso come osservatore di tutto questo. Cambia il mio umore, cambiano le mie sensazioni fisiche, ma ci sono sempre io che sperimento tutto questo. Quindi c'è un soggetto a monte delle esperienze degli oggetti che scorrono, e questo soggetto è un po' lo sfondo su cui tutto questo cambia. È la coscienza di questo o di quello. È possibile fare un passo in più indietro? È possibile risalire al punto d'origine di questa coscienza? Da dove viene? Lo siete mai chiesto? Da dove scaturisce questa coscienza che osserva tutto, che cambia insieme con le cose naturalmente, però che osserva tutte le cose? E a monte scopriamo qualcosa di innegabile, l'unica certezza, l'unica conoscenza vera da un certo punto di vista, sempre, perché anche questa poi vedremo, ed è la sensazione di esserci. Cioè, niente, nessun suono, nessun odore, nessun colore, nessuna sensazione fisica, nessuna percezione, nessun pensiero, nessun ricordo, nessuna immagine può apparire se prima di tutto non ci sono io a osservare. Quindi questo senso di esserci, che la mente traduce nella frase io sono, viene prima di io sono questo o quello. Per esempio, un giorno io sono triste, oppure sono allegro, sono affamato, sono assetato, sono stanco, sono bello, sono brutto, sono vincente, sono perdente. Tutto questi per vincente, per tutto ciò che si alterna è il questo della frase io sono questo. Ma perché si manifesti un questo, un essere bello, brutto, vincente o perdente, contento o scontento, prima di tutto ci devo essere. E questo io sono è l'origine, quindi, di ogni questo. Apre l'orizzonte di ogni questo. Ed è la sensazione immediata e diretta di esserci quanto di più innegabile ci possa essere. Nel senso che anche per dire no, non è vero, non ci sono, ci devo essere. È qualcosa che è sempre lì. Per esempio, anche, vabbè, questo lo dico fra un po'. Quindi la priorità di questo esserci è come una singolarità. È come un puntino che quando
esplode in una specie di Big Bang, tutto l'universo dell'esperienza diventa percepibile. Quando capita di poter risalire a questa esperienza a monte dell'io sono, il resto sparisce, nel senso che va fuori fuoco, non è più messo a fuoco nella propria osservazione, e allora diventa più vivido questo vitale luce dell'io sono. Quando invece noi volgiamo la nostra attenzione agli oggetti e dall'io sono scaturisce la coscienza di questo o di quello, l'io sono non se ne va, ma resta, diciamo così, sempre sullo sfondo. Solamente che anche l'io sono va e viene. Per esempio, quando noi andiamo a dormire, ci addormentiamo nel sonno profondo senza sogni, sappiamo di esserci? No. Ci siamo? Sì, certamente, ci siamo, ma non lo sappiamo più. E ci riposiamo in questo stato di non sapere. Poi quando ci svegliamo la mattina, ecco che riappare l'io sono, riappare prima io. Quando, se noi potessimo vedere proprio microscopicamente che cosa succede quando ci svegliamo la mattina, la prima cosa io sono. Poi io sono qui, lo spazio, io sono adesso, il tempo, e poi io sono la tale persona, e tutto piano piano si dispiega la realtà. Ora la domanda è: chi si accorge? Perché noi, come ho detto, lo sappiamo che quando andiamo nel sonno profondo senza sogni, per esempio, l'io sono se ne va e che poi torna. La domanda è: chi si accorge che l'io sono va e viene? Questo, chiamiamolo testimone, è qualcosa che non è condizionato dalle costruzioni che l'io sono fa. Come dire, è uno sforamento dell'io sono a monte, è un buco che dà su qualcosa che è ancora prima dell'io sono. È la stessa coscienza che si accorge di esserci. Quando io sento la sensazione di esserci, è un'unica esperienza, ma questa sensazione di esserci è fatta dalla mia presenza, anche grazie a un corpo-mente, e il testimone che se ne accorge. Sono la stessa cosa, però c'è un testimone che si accorge dell'esserci. Questo testimone è il riflesso sul corpo-mente di una luce che non è lì, ma che si riflette su quello sotto forma di io sono. Quindi io sono è un po', come posso dire, immaginatelo come se il nostro corpo-mente fossero tante pozzanghere d'acqua. E di notte la luna si riflette intera in ciascuna pozza d'acqua. Poi si riflette in modo diverso, perché se la pozza d'acqua è agitata dal vento, la luna appare come una frammentazione di tanti puntini luminosi. Se una mente è agitata da paura e desiderio, questa luce c'è intera lì, però è come sfranta in mille frammenti. Se la pozza è più calma, la luce acquista una maggiore omogeneità e diventa un'immagine come quella della luna, intera ma riflessa. Ecco, diciamo che
quella luce o quella misteriosa cosa che si riflette sul corpo-mente, generando l'io sono, che dura finché si vive, ma va e viene, per esempio, col sonno profondo, eccetera, quella misteriosa luce è ciò che nell'io sono diventa la coscienza che testimonia l'io sono. Naturalmente, quindi l'io sono è come se si trovasse sul crinale di una montagna. Su un versante c'è, dall'io sono nasce la coscienza di questo e di quello, nella cui coscienza di questo e di quello si manifestano tutte le esperienze del nostro universo conosciuto. Quindi diciamo che è tutto quello che noi possiamo percepire, conoscere, nasce perché prima di tutto noi ci siamo. E questo esserci ha bisogno, ripeto, di un corpo-mente, naturalmente. Senza un corpo-mente non c'è una mente che dà i nomi, non c'è un apparato sensoriale che crea suoni, odori e colori, naturalmente, no? Ma c'è anche una coscienza che percepisce tutto questo. Questa coscienza che percepisce tutto questo, diciamo, nel suo punto d'origine è l'io sono e il testimone dell'io sono. Quindi l'io sono sta su questo crinale. Da un lato c'è tutto ciò che conosciamo, quella che noi chiamiamo realtà, impropriamente. Sull'altro versante c'è l'inconoscibile realtà che siamo e che abbraccia anche il versante conosciuto, come una bolla all'interno di questa misteriosa realtà. E l'io sono, quando si volge via lo sguardo dal mondo conosciuto, dalla conoscenza di questo e di quello, e va verso quello sforamento a monte da cui viene quella luce, come un guanto che si ribalta, quando attraversa sparisce il testimone, perché il testimone si scopre infinito e non ha più ragione d'essere un testimone. È uno stato di è un aspetto di tale non dualità che non ha bisogno di dividersi in un soggetto che conosce un oggetto. Naturalmente questo è un modo di raccontare una favola, perché il fatto stesso che io ve ne parli attraverso parole e concetti rende tutto questo conosciuto. Come dice Krishnamurti, la cosa importante è la libertà dal conosciuto. E quindi queste parole hanno solo il senso di una favola e da lasciar cadere in un mistero. In questo senso, anche l'io, che noi ha tanti modi di manifestarsi, cioè prima vi parlavo del confine, no? Il confine del corpo-mente, e noi diciamo io sto dentro questo confine. Questa è la persona, è la identificazione di quella coscienza, di quel testimone con il corpo-mente soltanto. Cioè quando quel testimone dell'io sono, non è inizialmente identificato con un corpo-mente, ma quando l'io sono dice io sono questo corpo-mente, allora la coscienza che abita, è abitata da questo testimone, e crede di essere nel corpo-mente o il corpo-mente. E una volta che ci siamo imprigionati in questa convinzione, tutto quello che succede al corpo-mente succede a me. E siccome il corpo-mente morirà, sarò perseguitato dalla paura e dal desiderio. E tutta la vita sarà una vita di incompletezza, perché il corpo-mente è estremamente piccolo rispetto a tutto il resto, che pure appare nella coscienza. Cioè, capite bene, in realtà,
Quando io parlo del mio corpo, parlo delle mie sensazioni fisiche, quando parlo della mia mente, parlo dei pensieri. Sono, come dicevo prima, oggetti, esperienze, che appaiono a chi? A me, come coscienza. A questo stesso me, a cui appaiono tutti i suoni, gli odori, i colori e i sapori che chiamo mondo esterno. Perché, come dicevo prima, niente può apparire fuori dell'esperienza. E tutta l'esperienza appare nella coscienza che io sono. E questa coscienza che io sono può scaturisce da quel punto che si chiama io sono, la puro il senso di esserci. Quindi capite bene che in questa vastità pensare che la coscienza sia soltanto il corpo-mente significa dire in tutto questo che appare a me, nella mia coscienza, io sono solamente le sensazioni fisiche che chiamo corpo e i pensieri che chiamo mente. Invece non sono udire, percepire i suoni, gli odori, i calori che chiamo mondo. E questa è la sorgente della nostra incompletezza, della nostra ricerca di totalità. Ecco, questo io non può che essere egoista, perché è limitato al corpo-mente. Vedete, la legge universale dell'universo è l'amore di sé. Il problema non è l'amore di sé. Il problema è che se questo sé io lo identifico soltanto con un io personale dentro questo corpo-mente, farò gli affaracci di questo corpo-mente soltanto. E quindi sarà molto limitato quello che io farò e combatterò contro tutto quello che vivrò come separato da me. Questo è l'io, questo è l'ego. Ma a monte c'è l'io sono o la coscienza o il sé che percepisce tutto. Quindi ci può essere da questa falsa identificazione della coscienza come se fosse nel corpo-mente, ci può essere un io separato che è un'illusione, è un miraggio che appare come appare il miraggio, ma non è come sembra, perché questo io in realtà non è altro che il sé caduto nella falsa identificazione con un corpo-mente. Quindi vedete che da qui poi spesso negli ambienti spirituali si pensa che si deve sconfiggere questo io personale, che si deve combattere, che è un po' come voler combattere contro il vampiro. Cioè il vampiro non esiste, come faccio a combattere un'entità che non esiste realmente? Non solo, ma poi è contenuto nella coscienza. L'amore di sé è anche l'amore della coscienza per l'io. L'io non ha bisogno di essere combattuto o distrutto, basta amarlo. Perché quando si ama, si diventa tutt'uno con quello che si ama. E se chi lo ama è la coscienza, è il sé, e il sé ama sé e tutto ciò che nasce dal sé. E quindi anche l'io sono, anche, scusate, l'io personale. Quindi abbiamo l'io personale, ed è la prima cosa che succede appunto è questa falsa identificazione col corpo-mente. Una volta che accade di scoprire che noi non ci esauriamo nel corpo-mente e che la coscienza con cui noi conosciamo tutta la realtà è più vasta di questo piccolo io dentro questo corpo-mente, e allora c'è il sé, un sé più vasto. Un sé che può arrivare in certe esperienze particolari a includere tutto quello che conosciamo, tutto l'universo conosciuto. Possiamo sentire veramente che quella che noi chiamiamo coscienza non sta dentro il corpo, ma che il corpo e ogni altra cosa appare nella coscienza. Come diceva Nisargadatta a un suo interlocutore, tu credi di essere nel mondo? Io vedo il mondo in me stesso. Cioè, la differenza è solo che percependo la coscienza come ciò in cui appare tutto, anche il mondo è lì. E poi c'è
c'è quello sforamento a monte, come dicevo, dove persino il sé non ha più una definizione, svanisce e resta soltanto questo. Non è che quello sforamento a monte è un'altra dimensione, è questa, ma vista da un punto di vista in cui non c'è più un centro e quindi non c'è più un io. E quindi concludo con una bella poesia di Li Po che dice così: nel cielo gli uccelli sono svaniti e ora anche l'ultima nuvola si dissolve. Sediamo insieme, la montagna e io, fino a che non resta soltanto la montagna. E a questo punto sentitevi liberi di fare tutte le domande che volete, o tutte le osservazioni che volete, o tutti i dubbi, non abbiate scrupoli o remore. Mauro, grazie. Ti si è prenotato adesso per una domanda, Massimo. Vai, Massimo. Allora, grazie per l'opportunità innanzitutto. E io volevo partire diciamo, dal concetto dell'Advaita Vedanta, cioè nel senso che se noi ammettiamo che tutto è coscienza, nulla di ciò che accade non può non accadere, nel senso che tutto è perfettamente al suo posto. E parafrasando Balthasar, gli individui sono semplicemente delle comparse all'interno di una commedia, oppure anche per venire, diciamo, in termini psicoanalitici, la nostra esistenza è già potenzialmente già scritta, no? Attraverso la teoria della ghianda di Hillman. Però mi domando. Rispetto alla storiella iniziale, quelle persone che erano in quell'isola avevano veramente la possibilità di condividere quel pezzo di legno o non l'avevano? Nel senso che si è parlato di riconoscimento dell'essere e quindi del confine, ma se ciò che accade deve accadere, io mi domando. L'individuo non ha in realtà nessun libero arbitrio per fare questo. Questa era la prima domanda. Mi faccio una rapidissima seconda domanda. La seconda domanda era: per il buddismo, tutte le realtà sono anatta, cioè sono prive di sé. Quindi ogni realtà, qualunque essa sia, esiste in quanto è una relazione. Anche noi. Diciamo, ognuno di noi esiste come risultato di mutevoli e infinite relazioni. Allora mi domandavo, no? Anche la coscienza, come giustamente è stato detto, esiste se ha un contenuto, cioè se noi ci accorgiamo, si accorge di se stessa se ha un contenuto. Però mi domando, questa posizione, diciamo, del buddismo che fa sì che la realtà che noi percepiamo sia effettivamente priva di sé, non è conciliabile con la Advaita Vedanta o sono due cose che stridono? Perché uno pensa all'io sono, però poi questo presupporrebbe che ci sia, diciamo, un elemento che sia immutabile, quindi che ci Un sia un elemento che sé, un elemento immutabile, che ci sia un Atman, cioè che ci sia un elemento che non sia influenzato dal contenuto della coscienza. Però io volevo sapere se il buddismo e Advaita si potevano conciliare in qualche modo, se oppure sono due visioni opposte. Grazie per la risposta. Nell'universo, Massimo.
nell'universo non esistono individui. Individuo è un concetto convenzionale, ci serve a noi. Cioè, non esistendo separazioni, noi abbiamo un'infinità di differenze, ma nessuna separazione. Quindi, anche parlare di relazioni è un modo in cui noi sezioniamo i fenomeni. Cioè, per esempio, dire che una rosa in realtà è fatta del nutrimento che assorbe dalla terra, è fatta dell'acqua che assorbe, che diventa la rosa, non è che la rosa, cioè l'acqua che la rosa assorbe diventa materiale di cui è fatta la rosa, e l'acqua viene dalla nuvola, e la nuvola evapora dal mare con la luce del sole. Quindi in questo senso, no? Si parla di tante relazioni, ma non sono relazioni, sono modi diversi di apparire di una realtà sostanzialmente inseparabile. Infatti, quando nel buddismo viene usata il metodo di vedere le relazioni, si associa l'idea di vuoto, di vacuità, nel senso che tu, quando ti chiedi, prendi una cosa qualsiasi, un individuo qualsiasi, e ti chiedi che cos'è questa cosa, e lo cominci a guardare in profondità, scopri che è come un filo a cui è attaccato tutto l'universo. E allora, a questo punto, tu potresti dire che cos'è la rosa? Ma la rosa è la nuvola, naturalmente. Ma se tu lasci la nuvola, la rosa, e ti chiedi che cos'è la nuvola, ti rimanda ad altre relazioni, senza mai sapere più che cosa è in relazione. Cioè, il metodo di vedere le relazioni, perché c'è il mio cane che voleva entrare, sennò faceva rumore. Il metodo buddista di vedere le relazioni serve per andare da un punto all'altro, da un punto all'altro, finché non ci accorgiamo che le cose che dovrebbero essere in relazione diventano introvabili. C'è un famoso maestro di questa scuola buddista che ha detto un equivalente della parola vacuità è introvabilità. Ogni volta che mi chiedo un individuo che cos'è nel profondo, sparisce, perché mi rimanda ad altri individui. Però quando vado a cercare quegli altri, ognuno di loro sparisce, diventa introvabile, perché mi rimanda ad altro. Allora, se io ho un mondo di relazioni, ma non so più che cos'è in relazione, il concetto stesso di relazione viene a cadere. E che cosa rimane? Il mistero, l'inconoscibilità di quella che è la vera. È un metodo per fare in modo che la mente segua tutte le vie che può per scoprire la realtà e trovi tutti i vicoli ciechi. Perché se c'è una via che ancora non ha percorso, la mente andrà a farlo. E allora lasciamola fare, fino a che non si rende conto che non ha proprio per la sua struttura la possibilità di conoscere. E allora qualcosa che non è una scelta deliberata della mente, ma che succede, getta la spugna. E la mente dice non so. E come dico spesso, quando questo non so dalla testa cade dentro il cuore, muore il filosofo e nasce il mistico, che è un'apertura meravigliata al mistero che non si può descrivere. In questo il buddismo e il Vedanta, tante altre cose, sono simili. Adesso io parlo di buddismo, c'è un'infinità di scuole nel buddismo come anche nel Vedanta, quindi sto molto generalizzando, però sono simili perché in qualche modo prendendo direzioni opposte, come due che partono uno verso est, uno verso ovest, e poi si vanno a incontrare nello stesso punto. Perché quando porti alle estreme conseguenze una via dettata dalla mente, arrivi a un punto in cui questa via diventa
sfocia nell'infinito, nell'illimitato. E quindi dire, per esempio, come dice il buddismo, non c'è alcun sé. Ma se non c'è alcun sé, allora il concetto di altro non ci sarà manco quello. Il Vedanta invece dice il sé coincide col tutto. Ma se coincide col tutto, allora anche il concetto di sé non ha più senso, perché non è più definibile rispetto al suo opposto, cioè all'altro, e quindi che viene a cadere. Capite? Il punto è come dicevo prima, cioè che la mente le prova tutte, ma quello che noi siamo veramente, quello che la realtà è, non è definibile dalla mente, ma è qualcosa che non ha bisogno di essere conosciuto, perché lo siamo, molto semplicemente. Se lo siamo, che bisogno ci abbiamo? Come l'io, quando voi fate le cose, non è che ci avete bisogno sempre di dire sono io che la faccio, sono io che la faccio, fino al punto che le cose a un certo punto si fanno da sé. E nello stesso tempo il discorso del libero arbitrio, come dico spesso, non ha molto senso se l'universo non ha separazioni, perché che cosa sono le scelte? Le scelte accadono, no? Accadono delle scelte. Il punto è che non c'è nessuno che le faccia, se non l'universo stesso. È l'universo che sceglie. Però se facciamo il gioco che esiste un io separato nel corpo-mente e che è lui che fa le scelte, soltanto perché quando avviene una scelta ed è tradotta in parole, diventa io scelgo di andare a destra o io scelgo di andare a sinistra. Il corpo, la mente, l'universo sceglie di andare a destra o a sinistra. Però quando dico io, perché ci devo mettere un soggetto nella frase, io scelgo di andare a destra o a sinistra, sembra che ci sia un'entità a parte da quella scelta che la fa. Come quando gli inglesi dicono it rains, ma non ci devono mettere un soggetto, ci dicono it, ma non è che esiste un it, qualcosa che compie l'azione di piovere. Non ha bisogno di un it, la pioggia, per piovere, lo fa tranquillamente da sé. Quindi possiamo dire che non esiste né il libero arbitrio né il determinismo da questo punto di vista. Esiste solo quando noi esaminiamo solo un piccolo pezzo di realtà. Se io prendo, isolo una parte e lo metto in relazione con altre parti dell'universo che credo siano separate, allora questa parte sarà determinata da tutta una serie di cause. Ma quando mi accorgo che non c'è, che queste relazioni non hanno niente che si mette in relazione, vengono a cadere anche queste relazioni, sia la relazione della libertà, sia quelle del determinismo. E quello che rimane è una totale libertà, perché è che le cose succedono spontaneamente ed è l'universo intero che le fa. Se volete trovare un soggetto, o che si fanno da sé. Questo ha un enorme potere di liberazione, senza il peso di dover sempre pensare che sono una rotella di un ingranaggio che mi schiaccia o che io sono così responsabile di tutto quello che succede. Da un certo punto di vista è così, quando per io intendiamo che io sono tutto. Ma se questo corpo-mente ovviamente ha tutte le risorse per agire nella realtà secondo ciò che richiede la situazione. Vedete, anche qui è interessante, perché quello che succede è che quando prevale la falsa identificazione della coscienza con il corpo-mente, cioè un io personale separato, l'idea di essere un io personale separato, le mie scelte, che penso di fare io poi, sono collegate a paura e desiderio. E quindi il gioco sarà un gioco di agire, e provocherà continue
diciamo, sofferenze, tutto questo, perché sta facendo attrito con come sono veramente le cose. E la vera azione scaturisce dall'essere. Se voi siete in contatto con quella presenza che, per esempio, ho suggerito all'inizio, se voi siete in contatto con la pura, è facilissimo, col puro e semplice presenza di esserci, le azioni accadono da sé. Non c'è bisogno di chissà che fare. Sono come le, come dire, è la focalizzazione di una cosa più grande in una situazione particolare. E in quella situazione particolare l'azione si fa da sé, le scelte accadono da sé. Ora, non è che accadono da sé soltanto quando voi state nell'io sono. Le cose accadono da sé sempre, le vostre azioni accadono da sé comunque sempre. Ma se pensate che siete voi a farle, ci aggiungete molta sofferenza. È un gioco e non ha niente di male, non è che sia qualcosa di innaturale, anche quello accade, no? Ma quando accade fa soffrire. Allora dirlo, per esempio adesso, può darsi che è il modo in cui la nostra realtà si autoregola. Ecco, aspetta, ok Pina, puoi parlare Pina. In fila. Ciao a tutti. La domanda un po' questa è questa: quando hai suggerito di osservare il flusso di tutto ciò che passava guardando alla finestra, come guardando alla finestra, tutto scorre e tutto quanto insieme, percezioni, sensazioni, il corpo, i suoni, i pensieri e così. Quando hai detto di posare lo sguardo sull'io sono, la prima cosa che si è evidenziata è che l'io sono era collegato a una percezione. Senza la percezione non si manifestava. Quindi come l'io sono come coscienza di qualcosa. Che fosse una sensazione fisica, un pensiero è uguale. E a un certo punto è come se diventa possibile una sorta di quindi un attimo, l'io sono come percezione perde solidità, cioè non ha più consistenza, perché se non c'è la percezione è come se non ci fosse neanche l'io, cioè si frammenta, non aderisce più a qualcosa. E a quel punto è come se sparisce Dio e rimane la coscienza. E lo stupore, no? di coscienza, non lo so spiegare, non lo so dire a parole. E quindi sono un po' confusa tra lo sono, concettualmente l'ho capito, esperienzialmente che non è chiaro. Perché io sono in qualche modo genera l'io, ok, concettualmente, ma quell'io sono, se non percepisce, non c'è, se non c'è, comunque è una coscienza che comprende tutto. E lì mi sono persa. Volevo un chiarimento su questi passaggi. E quando hai parlato di quel puntino di luce che esplode e mi fermo. Okay. Sì, la sensazione di esserci è diversa un po' dalla percezioni normali che noi abbiamo, perché nelle percezioni normali, quando tu odi un suono o hai un pensiero o ti viene un'emozione, ci sei tu
cioè c'è questo oggetto, l'emozione, e poi ci sei tu come soggetto che sta sentendo o provando quell'emozione. Quindi c'è una, diciamo, quell'esperienza lì di udire un suono, per esempio, è fatta di un soggetto e di un oggetto. Mi segui? Ecco. E l'io sono, il senso di esserci, la tua presenza, è la base di tutto questo, cioè è come l'aria o lo spazio concreto in cui questa esperienza particolare sta apparendo. È chiaro? Cioè c'è un suono, questo suono, per esempio, tu adesso stai ascoltando attraverso il computer la mia voce, quindi c'è un suono, e poi tu potresti descrivere questa esperienza anche come udire. Cioè, mentre tu senti la mia voce, l'esperienza è una sola, è quella, senza nome. Poi quando tu descrivi quell'esperienza, la puoi descrivere come suono, e allora tu stai intendendo una cosa fuori di te che viene, esterna, oggetto, un oggetto, o la puoi descrivere come udire. E allora quando dici udire, tu intendi un'attività della coscienza che recepisce questo suono. Questa dualità non è vera, nel senso che l'esperienza è una sola, ma può essere descritta dalla mente, costruita come se avesse due versanti opposti. Può essere descritta come coscienza, dal punto di vista del soggetto, della prima persona che fa l'esperienza, o dal punto di vista della materia, eccetera, come oggetto che sta là fuori. Ma queste sono due descrizioni opposte di qualcosa che nella realtà è indivisibile. È come quando dici salita, discesa. Cioè il pendio è sempre uno. Lo stai descrivendo come salita o come discesa, che sono due opposti, che sembra che si escludano. Una cosa o è salita o è discesa. Invece no, il pendio può essere descritto in due modi opposti, però è uno solo. Quindi questa esperienza che tu stai facendo adesso della mia voce è descrivibile come un qualcosa che da fuori viene verso di te, come un oggetto, o è descrivibile come qualcosa che dentro di te lo recepisce. Ma non è fatto di due metà. Tant'è vero che se tu cerchi, mentre ascolti la mia voce, se cerchi di trovare dov'è la linea di confine, dove finisce il suono là fuori e comincia il tuo dire lì dentro, non la trovi, perché è una linea che mette solo la mente, no? E questa esperienza, per accadere, per proprio, ha bisogno di quella cosa vivida che è l'io sono, cioè la tua presenza. Mi spiego? Nel momento in cui tu non metti più a fuoco gli oggetti, e risali dalla parte di te, cioè il soggetto, quello che sta facendo in prima persona quell'esperienza lì, è per quello che usiamo la parola io, arrivi a un punto in cui tu sei coscienza e sei questo esserci. Quindi è qualcosa che non ha più quel tipo di percezione lì, ma che è ancora più evidente, però è un'esperienza talmente unitiva che non la puoi separare in soggetto e oggetto. Tu ci sei e questo essere è coscienza. Mi spiego? In realtà è molto più complicato da descrivere, perché noi dobbiamo usare parole diverse. Ma in realtà, quando ti capita di fare questa esperienza, è chiaro che ti perdi le percezioni, cioè che hai un senso di smarrimento. Ottimo, è un buon segno questo, nel senso che vuol dire che le costruzioni della mente per un po' si allentano, e che invece l'esperienza più concreta è possibile e più evidente. Questo non lo diceva solo Shankara, per dire, ma prima di lui l'hanno detto, non lo diceva solo Cartesio,
prima di loro l'hanno detto Sant'Agostino, l'ha detto Tommaso Campanella, eccetera. Quindi, cioè, il fatto di esserci è innegabile, è una certezza, non è solo una questione razionale, capito? Se tu ti chiedi se ci sei in questo momento, la domanda che ti fai è un pensiero. Cioè, tu dici, ma adesso sono sicura che io ci sono? Poi, dopo un momento, dici, sì, ci sono. E anche questo è un pensiero. Ma fra i due, fra la domanda e la risposta, quando sei andata a verificare se tu ci sei veramente o no, non è che tu hai visto qualcosa come un oggetto, ma in quella pausa in cui tu dici ma io ci sono, è il tuo esserci che è venuto fuori in tutta la sua evidenza immediata, capito? Perché non è divisibile in soggetto e oggetto, anche se diciamo che anche questa cosa, questo esserci che è, diciamo, il fondo comune affinché appaia l'esperienza, a sua volta va e viene perché in realtà quella luce di esserci e di coscienza viene dal testimone ultimo, che essendo l'ultimo testimone non può essere cosciente, non può vedersi, cioè l'unico, chiamiamolo l'assoluto, adesso diamogli un nome, il supremo, l'assoluto, la vera realtà, perché è questa, non è che sta da un'altra parte. Ecco, è come se questa luce, chiamiamola, di essere coscienza, quando si riflette sul mondo, sul mondo diventa gli dà l'essere, quando si riflette sulla mente diventa coscienza, io sono. Ma la luce di per sé non è solo questo essere e questa coscienza, si manifesta in questo essere e in questa coscienza, ma è a monte, è quel mistero di cui dicevamo, è una specie di abisso dove uno annaspa un po' all'inizio. Però è la realtà che in qualche modo, per conoscere se stessa, deve manifestarsi in un soggetto che percepisce un oggetto, se no non è possibile. Come dice il mio amico Rupert Spira, l'infinito non può conoscere il finito. Per conoscere ciò che è finito, e si può conoscere solo una forma che abbia una forma è finita, cioè dei confini, no? Allora, per conoscere il finito, l'infinito deve in qualche modo dimenticarsi di essere infinito e apparire come finito, che è esattamente quello che facciamo noi quando sogniamo. Quando noi sogniamo, la coscienza nostra, quella vera, quella che abbiamo mentre dormiamo, è l'infinito rispetto al sogno, perché può produrre tutti i sogni possibili, tutti gli universi possibili e immaginabili. Quando appare il sogno, e considera che quel sogno, se c'è una montagna, vuol dire che con quel sogno è apparsa tutta la secoli di storia, perché le montagne non si formano da un momento all'altro. Il sogno, dentro al sogno, lo spazio-tempo è amplissimo. Ecco, però quando appare il sogno, la coscienza in cui il sogno è apparso non lo può percepire se non da un punto di vista specifico. Cioè tu non puoi vedere tutto da tutti i punti di vista, devi vederli da uno. E allora compare un personaggio del sogno con cui illusoriamente la coscienza, dove è apparso tutto il sogno, si identifica e crede di essere soltanto quel corpo-mente di quel protagonista del sogno. E tu pensi di essere, come ti chiami, non mi ricordo? Pina. Pina. Tu pensi di essere Pina, che invece non è la vera Pina. La vera Pina sta dormendo e ospita dentro di sé tutto l'universo del sogno. Pensi di essere quella Pina lì, che ha quel corpo e quella mente, e che quando guarda il sogno tutto quello che vede sta fuori di lei, è esterno, è l'universo. Ecco, e questo, eppure quando quella Pina del sogno dice io,
crede di essere quel corpo-mente, ma quell'io, Dio ce n'è uno solo ed è Pina che sta dormendo, che è tutto il sogno, ma deve dimenticare di essere quello per poter percepire il sogno fatto di forme ben definite da un particolare punto. In fondo è un arricchimento tutto questo dell'assoluto. È l'assoluto che si manifesta in una infinità di forme che per apparire devono anche scomparire, cioè devono avvicendarsi. Grazie. Mauro, proviamo a recuperare Lara? Magari. Mi senti? Ah, e ti vedo, oh. Bene. Dagli. Ce l'ho fatta. Allora, in realtà sono due domande, però sono abbastanza precise. Allora, la prima, rispetto alla storia che ci hai raccontato all'inizio, quella dei legni, mamma mia, mi faceva venire i brividi, nel senso che è attualissima, credo siamo proprio lì, siamo sì. Assolutamente lì, insomma, il nostro agire sembra che ci porti dritti verso la morte per assideramento, tutto sommato, perché la percezione di questa separatezza è veramente fortissima, insomma. E però mi chiedevo, ma è possibile che la consapevolezza di questa non separatezza giochi così duro, insomma? E quando è stato storicamente, diciamo, che questo effetto ipnotico, appunto, di separazione è diventato così credibile, molto più del contrario, insomma, molto più della percezione invece dell'interdipendenza, dell'unità di tutto. Quando, secondo te, è successo che la storia ha preso questa piega piuttosto che l'altra, insomma? Questa è la prima. E la seconda ma nel reggere questa, ciascuno di noi, nel reggere questa illusione di separatezza, ok, questo io, ma c'è un dispendio energetico enorme, cioè se ci pensiamo, nel cercare quotidianamente di reggere questo senso di identità così chiuso, così circoscritto e ogni volta così assolutamente credibile, il dispendio energetico è veramente enorme. Forse la natura, non lo so, mi viene da pensare che ha scialacquato, cioè è stata, ha voluto testare questo motore che funziona consumando tantissimo, e però forse il risultato, non lo so, mi ha fatto fare questa riflessione, ecco. Per parlare intanto della seconda, non a caso noi abbiamo quel meraviglioso meccanismo della natura in cui andiamo a dormire e nel sonno profondo senza sogni si sospende l'io. È per quello che noi la mattina ci sentiamo rigenerati, perché nel momento, perché tenere su un'illusione che è come una bugia, ci vuole un sacco di energia. Io a volte lo dico, che dico raramente o mai bugie, perché sono troppo pigro. Perché se uno comincia a dire una bugia, poi ti comincia a dire, ma a Tizio l'ho detta, ma a Caio? E se mi chiede, allora devi avere tutto un registro di tutte le bugie, cioè una fatica enorme. Ecco, per mantenere la idea che noi siamo un io separato veramente dall'universo, ci vuole un enorme spreco di energia, per cui quando andiamo finalmente a dormire e entriamo nel sonno profondo, noi ci riposiamo perché si dissolve questo e ritorniamo a essere in qualche modo nella non separazione. È questo che ci ristora, al punto che spesso la mattina ci sentiamo proprio come rinati. Quando diciamo ho dormito male, ci riferiamo o allo stato di veglia, cioè mi sono svegliato spesso, o allo stato di sogno, ho fatto degli incubi. Non ci riferiamo
mai al sonno profondo senza sogni, ma a disturbi del sonno profondo senza sogni. Quindi se tu pensi che uno, quant'è, un terzo della vita che passiamo dormendo, non è che va poi così male. Infatti. Gli altri due terzi potrebbe andare meglio, ma considera che non credo che ci sia, si possa stabilire un quando. Penso che ci siano intanto delle onde, dei periodi in cui le cose la separazione si assottiglia e delle periodi in cui diventa più marcata. Ci sono un'infinità di cose, ma vale la pena chiedersi questo? Vale la pena preoccuparsi della storia di questo mondo che, come ho detto all'inizio, è completamente costruito dalla nostra mente? Cioè, noi stiamo in una specie di Luna Park dove è tutto in qualche modo finto. Allora, e spesso vogliamo accomodare le cose, per carità, nella vita va benissimo, è importante impegnarsi a risolvere almeno le questioni grosse, a convincere qualcuno, almeno qualcuno, a prendere il suo pezzetto di legno e a metterlo nel fuoco, anche se qualcun altro si ostina a non metterlo. E allora a superare l'idea, non lo metti tu, allora non ce lo metto manco io. E invece a metterlo. Tutto questo vale la pena di farlo, ma se ragioniamo sempre soltanto in termini di mondo esterno, di problemi del mondo esterno, sì, faremo qualcosa, ma come si fa ad aiutare gli altri a star bene o a essere, a dare aiuto? Se prima non trovi dietro di te quella dimensione dove tu impari a non avere bisogno di aiuto. Perché il migliore aiuto, diceva Nisargadatta, che puoi dare a qualcuno è metterlo in condizioni di non aver più bisogno di aiuto. Cioè non dargli non ogni volta prestargli la rete da pesca, ma insegnargli come si costruisce una rete da pesca, in maniera che poi si ripesca da solo i pesci. Ma per farlo devi sapere come si fa, devi contattare quella semplicità di cui parlavo prima, che non è oltre l'io, non è oltre l'universo, è di qua, dall'io e dall'universo. È talmente me che non lo posso vedere come se fosse un oggetto, ma che lo sono. E come dicevo prima, la liberazione, il risveglio, questa cosa che viene chiamata con nomi così altisonanti, in realtà è inevitabile. Non è una cosa difficile da raggiungere o impossibile per me, e magari devo aspettare altre 10 vite. È inevitabile perché è sempre qua. È sempre qui. Non può che essere adesso. E quindi è solo questione, come quando ti fanno vedere quel disegnino e dicono la vedi la faccia di una vecchietta in questo disegno? E tu non la vedi sta faccia della vecchietta. E ti sforzi. E non la riesci a vedere. Poi magari dopo che sei andato di là a farti un caffè, torni, guardi e dici, cavoli, eccola la faccia della vecchietta. È sempre stata lì, lo sapevo, solo non la vedevo. Ed è inevitabile che prima o poi la vedi. La fiducia è una delle cose che ci manca, che manca di più in queste situazioni. In queste situazioni non c'è soltanto tutto quell'apparato di concetti per cui lui è un immigrato, quell'altro è un ricco, quell'altro è un povero, quell'altro è un politico. Cioè non ci sono solo queste cose che creano conflitto e sofferenza, ma c'è una sfiducia di fondo che io ce la possa fare.
qualsiasi sia la cosa. E questa sfiducia di fondo nasce dall'identificazione con questo piccolo io separato che finisce con il corpo e la mente, perché è chiaro che se sono questa pulce nell'universo, ma che posso fare? Ma se io scopro che l'io è una proiezione del sé e il sé viene da una luce dove ci sono, come diceva Lipò, solo le montagne e non ci sto più io, allora la fiducia mia sarà la fiducia dell'universo, per il quale è completamente irrilevante quello che succede su questo piccolo pianeta. Poi io mi posso occupare, ma non me ne occupo io. A quel punto saranno le azioni che accadranno da sé. Saranno azioni spontanee, chiamate dalla situazione, non da me. Perché, come dicevo, se l'azione scaturisce dall'essere, e basta, dall'esserci, l'esserci non è solo io, è tutto che c'è. E allora nasce quell'azione, e quell'azione sarà spontanea, naturale, senza sforzo, e risponderà alla situazione, perché non sono io che la faccio, ma la fa questa presenza. Se invece penso di essere io, questo pulce fatta di questo corpo e questa mente di fronte a questo gigante che è l'universo, quanta fiducia posso avere nella mia azione? E quanto posso essere sicuro che la mia azione sia giusta o sbagliata? Grazie Mauro. Mauro, se c'è ancora tempo, ci sarebbero due domande. Una di Alessandro e poi abbiamo Francesco. Io sono molto volentieri, anche se ce n'è qualcun'altra, non c'è problema. Okay, grazie. Allora ci sta Alessandro che si era prenotato. Prego. Ciao Mauro. Ciao Alessandro. Sembra che ti storcherizzo un po', mi spiace, ma... Fa piacere. Se non ne approfitto, insomma, il treno passa. E, la prima parte del tuo discorso mi ha ricordato un po' la via senza testa, no? Questa idea che in qualche modo è una meditazione che ci hai fatto fare anche te, forse le prime volte che ci siamo visti. In cui a un certo punto, vedendo il corpo, salendo alla testa, cosa vedi? Vedi il resto, non vedi la testa, no? E la sensazione è molto, molto bella. Tra l'altro, oggi ho finito di leggere il libro di Ken Wilber, Oltre i confini, e devo essere sincero, dall'ultima volta che ci siamo visti ho provato molta resistenza, e l'ultimo capitolo sono sulla resistenza. E agganciandomi a quello che ha detto anche Livia, mi sono reso conto che la resistenza ha a che fare anche con un costo energetico, no? Cioè è come se io percepissi che faccio fatica a lasciare andare, per esempio, i pensieri. Nel mentre che aspettavo, ad esempio, mi rendevo conto che stavo pensando alla mia domanda. E quindi è come se, è una sorta di gestalt, no? Cioè, a tratti vi sentivo e vi seguivo il discorso, a tratti seguivo i miei pensieri. Quindi mi rendo conto che è proprio un problema come di resistenza, come un qualcosa che interviene e crea quella tensione, quell'energia in più, no? Che si mette di mezzo. E la cosa che volevo dirti in qualche modo è questa: siccome io lavoro in ambiente psichiatrico, in comunità, così si dice sempre, insomma, che lo psicotico è colui che non ha confini in qualche modo della mente, no? Cioè forse ha a che fare anche con la paura di perdere i confini, e quindi in qualche modo la nostra mente ha bisogno di tangere, di sentire che vi sia un contenuto, e ha paura di disperdersi, non so come dire, cioè c'è una morte anche forse psicotica. E come vedere se fa parte del cammino, tra virgolette, spirituale, o se è una cosa psicologica? Spero che non sia una domanda troppo complessa o articolata, ma è un po' il punto che sto vedendo adesso, cioè mi rendo conto che in questo, chiamiamolo percorso, ci sono dei momenti che oppongo resistenza, faccio molta fatica, e invece, come dici tu, ci sono delle volte che spontaneamente ho delle intuizioni, come non so, delle cose che accadono
ma faccio fatica, non riesco a tornare, non so, nel sentirmi libero, nel sentirmi, ecco, questo è quello che ti volevo chiedere, grazie. L'io separato è fondamentalmente una resistenza al presente, all'adesso. Cioè, che ci si, non sto, nella vita ci sono momenti di, in cui sei rilassato, in cui sei in palla, in cui le cose scorrono senza sforzo. Ci sono momenti in cui ti devi impegnare molto e ti devi sforzare molto per fare qualcosa. Ci sono momenti in cui c'è una forte tensione che preme per scaricarsi. Questo è quello che accade naturalmente. Finché si ha un corpo e una mente, si è sottoposti a pressioni, piacere, dolore, tensione, distensione. La mente a volte è contenta, a volte scontenta. Pretendere di raggiungere uno stato in cui, per esempio, la mente sia completamente quieta è un'utopia, cioè è un'illusione. La natura della mente, che è quella del corpo, perché mente e corpo sono, diciamo, due facce della stessa medaglia, la natura della mente è che a volte è quella del cielo, a volte è nuvolo e piove, a volte è sereno. È veramente lottare contro i mulini a vento, pensare di riuscire ad avere una mente sempre calma, tranquilla. Quindi il problema, cioè, io posso raggiungere uno stato di samadhi facendo meditazione con molto, 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 molto impegno, con molti anni di pratica, in situazioni favorevoli della mia vita, posso entrare in stati di quiete profonda, ma, come diceva bene Ramana Maharshi, sono esperienze. Tutto quello che può venire, prima non c'era e poi viene, prima o poi se ne va. Proprio perché è venuto, proprio perché l'ho raggiunto, lo perderò. Sicuramente. Questa è una regola universale. Non c'è nessuna cosa che prima non ce l'avevo, poi viene e poi non se ne va più. Quindi tutto quello che viene non vale la pena di, non solo di attaccarci, ma non vale la pena di credere che resterà per sempre. Perché prima o poi se ne andrà. Allora, detto questo, l'io è separato è la resistenza all'adesso. Perché se adesso ci sta quiete, tranquillità, spontaneità, assenza di sforzo, lui vuole prolungare il più possibile questa situazione e si dà da fare per farlo. E siccome è impossibile, quando questa cosa naturalmente finirà, sarà una frustrazione. E allora l'io, per esempio, a volte fa finta di niente. Uno fa finta di essere ancora calmo, mentre invece non lo è per niente. Oppure comincerà a prendersela con una serie di cose che ritiene essere la causa del fatto che quella calma se n'è andata. Comincia a combattere, eccetera. E quando non c'è la calma, la quiete o l'agio, e c'è invece lo sforzo, lo stress, la tensione, che sono, come ho detto, cose naturali, l'io separato che fa? Le vuole cacciare via, che è normale, anche questo fa parte della natura, però è come aggiungere, come dire, combustibile a un incendio. Perché siccome quelle cose poi se ne andranno quando se ne andranno, l'io deve fare resistenza al presente pretendendo che queste cose se ne vadano prima del tempo o che non ci siano. Cioè l'io è una costruzione, l'io separato, una costruzione mentale, che in qualche modo cerca di cambiare o di forzare ciò che nell'adesso è la realtà, al punto che se non ci riesce a cambiarla, fa finta
che la realtà sia diversa da quella che è. Cioè non vede come stanno veramente le cose. E quindi applica, se tu applichi questa cosa a te, vedrai che nel momento in cui tu hai questo sovrappiù di tensione, eccetera, è anche perché a quella che c'è, l'io ci mette un bel carico sopra. Il punto è chi si accorge di tutto questo. Chi si accorge del sovraccarico di tensione è teso? Come fa a percepire la tensione? Se tu ti trovi in uno stato di confusione, sai, quei momenti in cui uno si trova nel pallone e non ci capisce niente, no? Colui che si accorge di essere confuso è confuso? Se io guardo un panorama in una giornata limpida e vedo quella valle piena di alberi, di case, l'occhio vede tutto questo. Se capito lì un giorno in cui c'è una nebbia fitta, non vedo più niente di quella valle, ma l'occhio vede la nebbia? La capacità di vedere dell'occhio non è minimamente compromessa. Cambia solo ciò che sta vedendo. Quando non c'è la nebbia, vede tutto quello che c'è nella valle. Quando c'è la nebbia, vede la nebbia. Ma questo non altera minimamente la capacità dell'occhio di vedere. Chi si accorge della confusione non è confuso. Chi si accorge della tensione non è teso. Chi si accorge della resistenza che è l'io, la resistenza all'adesso, non è l'io. Trova quello e le cose ti appariranno in modo diverso. Mauro, ti ringrazio tantissimo perché è come se avessi risposto anche alla domanda fondamentale che era sulla morte, ma questa non la dico perché l'avevo già fatta l'altra volta su mia zia che era morta e mi stai dicendo in qualche modo che se hai paura di qualcosa, per esempio della morte, non sei quella paura, la puoi vedere, la puoi sperimentare. Quindi da dove guardi quella paura non lo sei. Ti ringrazio davvero. Faccio mie le tue parole, grazie. Mauro. A presto. Anche presto, sì. Grazie Alessandro. Mauro, adesso si è prenotata Francesca e Fulvio. Bene, vai. Insieme sono. Sì. Buonasera, scusate. Salve. Fulvio che è qui con me vuole fare una domanda. Eccolo. Ciao. Ciao. Allora, innanzitutto complimenti perché veramente è appassionante seguirla. Francesca mi ha fatto scoprire, diciamo, il suo verbo, tra virgolette, ed è un piacere averla ascoltata. C'è una cosa che ha detto più o meno verso l'inizio che mi ha particolarmente, diciamo, colpito, ed era che fondamentalmente alla comparsa della nostra, diciamo, coscienza compare la possibilità di avere accesso alla realtà, fondamentalmente, e quindi di creare tutta quella serie di collegamenti e di stratificazioni che man mano portano a una costruzione dell'io, della realtà e del mondo come lo vediamo, diciamo, intorno a noi. Ora, a questo punto io mi chiedo, nel momento in cui c'è questa, diciamo, relazione che crea fondamentalmente la realtà per me come la può creare per un'altra persona, mi chiedo, questa realtà è oggettiva a prescindere da me?
o è comunque sempre qualcosa che si viene a creare perché c'è la mia relazione con la realtà? Faccio un esempio, c'è in psicologia cognitiva, c'è un paradosso che si chiama il paradosso dello zombie, che fondamentalmente è più che un paradosso, è una domanda, ovvero cioè, come faccio ad essere, a sapere se la persona con cui sto parlando è cosciente e non sia in realtà una costruzione della mia mente. Quindi in questo caso il fatto che io adesso sto parlando con lei, come è una costruzione derivante dalla somma delle varie stratificazioni che il mio essere, a prescindere del mio io, ha creato interagendo con questa realtà, o questa realtà esisterebbe a prescindere dalla mia esistenza? Cioè, per una persona che ancora deve nascere, per un individuo che non esiste ancora, quello che sta accadendo oggi esisterebbe come accade per me adesso? O si creerebbe un universo, una realtà completamente diversa dal flusso in cui io mi sono ritrovato, diciamo? Non so se è stato chiaro, un po' cervellotica forse. Come no, dire. No, no, ma... allora, dal punto di vista del tuo mondo, io appaio nel tuo mondo. Sono una costruzione del tuo mondo. Se dovessi parlare del mio mondo, dovrei specificare da che livello ne parlo. Se parlo dal livello di questo corpo-mente, c'è il mio mondo e non ne posso uscire, così come tu stai nel tuo mondo e non ne puoi uscire. E poi c'è questo paradosso che noi comunichiamo, ma comunichiamo come? Tu con una altra parte che sta nel tuo mondo e io con un'altra parte che sta nel mio mondo. Però se io parlo dal livello dell'io sono, è già diverso. Mi spiego. Se tu vedi il colore blu e chiedi a lei riguardo al suo blu, lei ti potrà dire sì, sì, quello è il blu, ma non potrai mai sapere se quello che lei vede come blu per te è verde. Mi spiego? È impossibile da sapere. Così come la domanda se esiste un mondo oggettivo oltre le costruzioni della nostra apparato mentale è una domanda molto, che, come posso dire, è una trappola, perché il mondo oggettivo, detto oggettivo, comprende anche le tue costruzioni. Capito? No, il mondo è uno solo, non è soggettivo o oggettivo. E nel mondo che è uno solo, la realtà è una. Cioè, non è che ci possono essere due realtà, perché per essere due dovrebbero essere separate. E in mezzo che cosa c'è? Una terza realtà. Cioè, la realtà è inseparabile e comprende il tuo mondo, il mondo di ciascuno di noi, e tutto questo, visto dal punto di vista della realtà, è tutto oggettivo. Visto dal punto di vista di chi la percepisce, è tutta una costruzione illusoria. Perché certamente, per esempio, un lombrico che non ha gli occhi, ma avrà un senso del tatto, eccetera, è questa stessa realtà la vive in un modo completamente diverso. Allora, che vuol dire? Che se tu c'hai gli occhi, vedi più oggettivamente di un lombrico? Non credere. Le neuroscienze hanno visto che le specie biologiche, gli organismi viventi, hanno un apparato in cui vedono e percepiscono quello che gli aiuta di più a sopravvivere, non quello che è vero o quello che è oggettivo. Prima si pensava, in pratica, che più una specie vede la realtà così com'è oggettivamente, e più ha capacità di sopravvivere. Adesso si sono resi conto che non è affatto così, che tutte le specie
si fanno un'immagine falsificata della realtà, come il desktop di cui parlavo prima del computer, perché il desktop è più utile per poter sopravvivere. E quindi una specie che riuscisse a percepire la realtà così com'è, immaginati se la realtà fosse, immaginati se il nostro senso della vista fosse così esteso che noi potremmo vedere anche le onde radio, le onde televisive, i raggi cosmici, i raggi... Se tu avessi questa percezione non riusciresti manco a uscire dalla stanza dove ti trovi, perché è chiaro, no? Quindi noi, il nostro apparato mentale non è una finestra sulla realtà, è un riduttore di pressione con l'infinita vastità di quello che siamo. Viene in qualche modo ridotta a quelle poche cose che possiamo percepire per sopravvivere, perché sennò non sarebbe... E questo, quindi, da questo punto di vista, il discorso della realtà oggettiva presuppone un'esclusione da quella soggettiva che non c'è. Però, se tu fai un passo indietro e... dai suoni, odori, colori, sapori, eccetera, che sono soggettivi e non sai mai se il tuo blu è uguale a quello degli altri, vai alla coscienza che osserva tutto questo. E se dalla coscienza risali al puro e semplice senso di esserci, questo senso di esserci, questa presenza, in che modo può essere diversa da quella di un altro? Perché capisci, tu come individuo che ti credi separato, ti senti diverso da un altro, per che cosa? Per il corpo. Magari tu sei giovane, un altro è vecchio, o tu sei maschio, un altro è femmina. C'è un corpo che è diverso da un altro. Oppure per la mente, per una certa personalità, per esempio. Perché cos'è la personalità? Sono schemi ricorrenti, cioè uno si arrabbia spesso e allora dice la sua personalità è quella di un iracondo, cioè sono, in realtà la personalità è un continuo movimento di stati d'animo, modi di pensare le cose, modi di credere le cose, che ripetendosi creano dei pattern che sembrano stabili, ma in realtà, ecco, allora è chiaro che la personalità di quel corpo che tu chiami tuo è diversa da quella di un altro, ma il semplice fatto di esserci o di essere cosciente, in che modo è diverso da quello di un altro? Perché vedi, il punto è che il furio ti chiami? Fulvo? Come? No, furio. Come ti chiami? Furio. Fulvio. Il Fulvio di 2 anni, quando avevi 2 anni, il tuo corpo, neanche una cellula del tuo corpo è uguale a quella di adesso. E sicuramente quello che pensavi era completamente diverso. E così, quando avrai 90 anni, il tuo corpo sarà completamente diverso da questo, il tuo modo di pensare. Però tu hai la sensazione che quando dici io, sei sempre tu. Allora, che cos'è che non cambia? Il corpo? No, il corpo cambia come? Ripeto, tu sei un'altra persona da quando avevi 2 anni, dal punto di vista fisico. Non manco una cellula è rimasta la stessa. La mente cambia ancora più velocemente del corpo. E allora che cosa può dare quella sensazione quando diciamo io, sono sempre io? È il fatto di esserci e di essere cosciente, perché questo era quando eri piccolo e quando finché non morirai. Allora questo io sono, cioè questo essere cosciente e esistere, esserci, da un certo punto di vista è quello che tu veramente senti quando dici io, è da dove si apre il tuo sguardo sul corpo e sulla mente, che sono oggetti che appaiono a te. Però se questo sguardo è fatto solo di esserci ed essere cosciente, in che modo è diverso dal mio?
o dal suo o da quello degli altri. Perché non è il corpo, non è la mente. Allora esploralo, ha un confine. Il tuo esserci, quando senti la tua presenza nuda e cruda, ti sembra che abbia un punto dove finisce o dove inizia? La tua coscienza ha un confine? Non lo può avere, perché se tu percepisci un confine, quel confine sarà nella coscienza e non può essere della coscienza. E allora, se nella tua esperienza diretta tu non riesci a trovare un confine a quella coscienza che chiami io, hai qualche buon indizio per capire che forse quella coscienza è una sola. È quella luna che si riflette nelle mille pozze, è la luce del sole che, passando attraverso finestre con vetri colorati, in ogni stanza diventa colorata in modo diverso, senza mai perdere la sua unità con la sua sorgente. Ecco perché, andando all'indietro, comprendendo che tutto quello che puoi conoscere di te non è vero, tutto quello che puoi conoscere di te è falso, e quando hai visto tutto quello che era falso, perché bisogna vederlo uno per volta, il falso c'ha questa bella cosa che, una volta che è scoperto come falso, sparisce. Non sparisce, per esempio, un miraggio ti fa vedere l'acqua giù in fondo. Quando capisci che è un miraggio, non è che sparisce il miraggio, ma non te ne frega più niente. Cioè, non è che vai a cercare l'acqua lì, perché sai che non c'è, svanisce l'idea che ci sia dell'acqua. E allora, quando tutto quello che noi crediamo di poter conoscere di noi e della realtà è visto come falso, quello che resta è la realtà, che non hai nessun bisogno di conoscerla perché la sei. È quello, è il residuo che rimane quando tutte le nostre fantasie si rivelano come miraggi. Il problema è che, siccome noi in questo sogno che chiamiamo la nostra vita certe cose ci piacciono e altre no, non siamo mai non andiamo mai fino in fondo senza compromessi a vedere il falso. Certe cose ci fa comodo credere che siano vere, ed è il compromesso che ci frega. Grazie mille. Senti, Mauro, vuoi rispondere ancora a una domanda o vogliamo salutare tutti quanti? No, no, dai, ancora una domanda. E poi... Allora, Pecchia si era prenotata. Era Mauro, sto leggendo Nisargadatta e faccio un po' estrema fatica con il concetto che tutto ciò che io vivo al momento, quello che sia il mio corpo, sia la mente, sia un totale illusione. Vorrei capire cos'è il concetto del non reale e reale. Il reale è il puro essere che va al di là del mio corpo e la mia mente. Ma Nisargadatta dice anche che tramite il mio corpo e la mia mente io posso arrivare a questo puro essere. È come un gioco, insomma, un gioco lilla di una manifestazione che poi però faccio fatica a negare totalmente. La mia mente potrei negarla, sì, perché a volte la mia mente mente, ma il mio corpo faccio veramente fatica a staccare dalla fisicità nel mondo materiale lì per sé. Della manifestazione, cioè non, per esempio mio compagno legge Severino non nega totalmente alla manifestazione di per sé, lui dice che ogni cosa che si presenta, anche il ricordo in quel momento, sia eterno. Invece Nisargadatta, quando gli chiedono insomma i visitatori, credo che lei l'abbia anche incontrato di persona, sì. È un grande fumatore, non riusciamo a capire come mai una persona così illuminata fuma, e la sua giustificazione: il mio corpo ha delle, come si possono dire,
delle esigenze, tra virgolette, sono rimasti quelli e fu per quello. Non eri, non so, mi sembra in contrasto del suo risveglio e il fatto che comunque il suo corpo fu ancora. L'idea di perfezione è completamente illusoria. Finché c'è un corpo e una mente, l'idea di raggiungere la perfezione è una costruzione della mente e basta, non ha nessun riscontro con la realtà. Un corpo sarà sempre troppo basso, troppo alto, con delle abitudini sbagliate, con delle... Il corpo e la mente, perché preoccuparsene così tanto? Quando quello che io sono veramente non è che non è il corpo e la mente. A volte, sai, Nisargadatta bisogna anche leggerlo in rapporto con chi parla, nel senso che a seconda di chi ha di fronte usa linguaggi anche opposti, quindi allora dici, allora è contraddittorio. No, è che il linguaggio, prima di tutto, è il linguaggio viene usato solo per smantellare le nostre convinzioni e quindi per smantellare le nostre convinzioni posso usare linguaggi diversi. Per esempio, uno di quelli che dicono, uno di quei linguaggi sono che io non sono questo corpo, non sono questa mente, è tutta un'illusione, io sono soltanto l'essere, eccetera. Però nello stesso tempo, in un altro contesto, io posso dire io non sono solo questo corpo. Quando dico io, non sono solo questo corpo, non sono solo questa mente, sono anche questo corpo e questa mente, ma non solo quello. Come il mare è anche le onde, ma non è solo le onde, perché le onde di per sé non sono entità esistenti e separabili dal mare, sono attività del mare. Il mare ondeggia, le onde non mareggiano però. Allora, tu poi se tu ti identifichi soltanto con un'onda e pensi di essere solo quell'onda senza accorgerti che non è separabile dal mare, è acqua che ondeggia, allora tu sei nata, perché un'onda ha un punto di nascita e un punto di morte e sarai piena di paura per questo. Se invece capisci che tu sei anche un'onda, ma l'acqua di cui è fatta l'onda sei e quell'acqua non va da nessuna parte e sei anche la profondità sempre quieta del mare, non neghi di essere l'onda e l'onda può fare quello che gli pare, cioè va, a volte è più grossa, a volte è più brutta, a volte fa più schiuma e quelle, il corpo mente è così. Invece se io mi fisso con l'idea che un corpo-mente debba essere perfetto, sono proprio schiavo di una illusione della mente. Ci sono dei, a volte menziono questa cosa e mi ha sempre colpito, c'erano dei artisti giapponesi che facevano i vasi, dei vasai, che, come sai, i giapponesi sono molto perfezionisti, no? Per bersi una tazza di tè ci mettono mezz'ora facendo il dito del tè. Ecco, e che quindi facevano questi vasi con un'attenzione maniacale in modo che fossero perfetti. E verso la fine, prima di concludere, ci mettevano apposta un difetto, un'imperfezione. E l'idea è questa, che la vera perfezione significa completezza. E la completezza deve contenere anche l'imperfezione, se no non è perfetta. E c'è un racconto di Hawthorne, che io menziono nel mio libro, in cui si parla invece di uno scienziato pazzo che aveva una moglie bellissima. Però questa moglie aveva una piccola voglia cremisi sul viso, che in realtà... a vederla così dava pure un aspetto ancora più originale alla sua bellezza. Infatti gli uomini si innamoravano di lei, ma invece per lo scienziato questo era l'unico difetto che aveva,
non è per l'unica cosa che mancava a lei per essere perfetta. E così cominciò a fare degli esperimenti per levare questa cosa, e in realtà si ossessionò, perché questa imperfezione divenne proprio, come posso dire, il simbolo di quando tu nella vita dici: cavoli, potrebbe andare tutto bene, ma c'è questa cosa che mi manda tutto di traverso. E così sottopose la moglie a degli esperimenti anche molto dolorosi, che lei accettava perché lo amava, e alla fine, l'ultimo esperimento, piano piano questa macchia divenne sempre più pallida e alla fine scomparve, e in quel momento la moglie morì. E lui si trovò con la perfezione di un cadavere. E l'idea di perfezione è l'idea di un cadavere. Però ti posso dare un consiglio. Quando leggi Nisargadatta, prendi quello che ti risuona dentro. Lascia perdere il resto, va avanti. Perché a me capita, soprattutto tu che stai leggendo di Nisargadatta, io sono quello? I am there. Perché quello appartiene un po' all'epoca in cui lui poteva parlare molto più facilmente. Alla fine diventa più, si restringe un po' il suo messaggio a poche cose, perché avendo un tumore alla gola doveva risparmiare parole e le energie. Quindi il Nisargadatta di io sono quello invece è molto vario, molto curioso a seconda di chi ha di fronte. Quindi tu, quando senti una cosa che ti risuona, lasciale risuonare, il resto lascialo perdere. Poi se fra qualche anno lo rileggi, ci scopri tutte altre cose. A me ogni tanto ci ripasso e rimango incantato dal suo genio, veramente. Però tante cose che adesso mi sembrano ovvie, un tempo pensavo di averle capite, ma non le avevo capite. È uno di quei libri che parlano nel tempo. Grazie mille. Ciao. Ciao. Buona serata. Buona serata. Mauro, se sei d'accordo, io volevo ridare, mettere tutti quanti un saluto collettivo. Mettere? Sì. Dare a tutti quanti il microfono per salutarti. Certo, come no. Gran piacere. Allora, grazie Mauro. Grazie. Grazie Mauro. Grazie mille. Grazie. Ciao Mauro, un saluto da Fabio. Buonasera. Ciao Mauro. Ciao Mauro, ragazzi. Ciao. Un abbraccio. Ciao Mauro, grazie. Grazie Mauro. Saluto a tutti. Ciao. 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 Olivia, grazie. Grazie Olivia. Ciao per Francesco. Ciao Olivia. Ciao Olivia. Ciao Olivia, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti quanti. Ciao, grazie. Ciao Mauro, grazie. Ciao. Ciao.